Allora, quanto ti preoccupa lo scorrere dell'acqua dai rubinetti? Da 0 a 10? 9. B. Sai chi gestisce l'acquedotto da cui attingi? Sì. Sai da dove proviene l'acqua dell'acquedotto? Sì. Se lo sai, da dove secondo te? Delle montagne. Cosa state facendo? Stiamo facendo un questionario alle persone che incontriamo in giro qua nella piazza di Pinerolo. E sul relative all'acqua e ai fiumi che sono in questa zona e quanto ne sa, per sapere quanto ne sanno. E di questi dati che cosa ne fate? Li riportiamo a scuola, li analizzeremo e successivamente appunto creiamo dei dati, delle percentuali. Lei solitamente come si muove per la città? Io in bici. Perché vado in bici? Non perché non posso permettermi una macchina, ma per parcheggiare. Io vengo a Pinerolo, sono della Badia. Per parcheggiare devo lasciarla quasi alla Badia per fare così. Mi prendo la bici. Allora, guarda, visto che sono in bicicletta ti dico piste Ecco. ciclabili, sicuro. La prima cosa è quella lì. E poi per quanto mi riguarda io abito in zona Badia e quindi marciapiedi, perché con lui uscire di casa è sempre un casino. Quindi sicuramente più marciapiedi, più piste ciclabili. Come il territorio pinerolese può essere più sostenibile? Ma io credo molto nella raccolta differenziata, che però non viene fatta con scrupolo, almeno nel quartiere dove vivo io. E, mentre credo che lì ci si potrebbero ottenere parecchie, anche proprio entrate. Comment le territoire de Embrun pourrait être plus durable? Il pourrait être plus durable, il est déjà très durable parce que beaucoup de choses sont faites pour le développement durable, mais il pourrait être plus durable avec le transport par exemple. Le train n'est pas très durable dans les Hautes-Alpes parce qu'il fonctionne avec du gasoil, il n'est pas électrifié, donc ce n'est pas très durable. Les gens circulent beaucoup en voiture, donc ce n'est pas très durable non plus. Il y a pas mal de pollution liée au tourisme aussi, donc il y a aussi beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là d'un tourisme plus durable, même si beaucoup de choses sont déjà faites dans ce domaine. Merci beaucoup.